Buonasera a tutti, bentrovati, la giornata è bellissima. A proposito di bellezza, quando l'autunno fa l'autunno, giustamente tra il caldo e il fresco, era nel corso naturale delle cose che un giorno la Francescana si trovasse con i francescani. Io il tempo fa, il 4 ottobre, patrono San Francesco d'Italia, facevo gli auguri per l'onomastico di Francesco alla Francescana qualche tempo fa, qualche anno fa, adesso sinceramente me lo sono scordato. Allora parto da Massimo Bottura, primo cuoco al mondo, accadde a Modena, e come mai nasce la Francescana? Non te l'ho chiesto, ti conosco da 20 anni, non te l'ho mai chiesto. Buonasera a tutti, sono Massimo Bottura e sono lo chef dell'Osteria Francescana di Modena. E come nasce? Nasce... Io ero a New York, ricevo una telefonata da mio fratello e mi dice: c'è un piccolo localino in centro, come piacerebbe a te, e se vuoi tornare, forse è ora di tornare e mettere a posto la trattoria del Campazzo, che è un po' così, allo sbando. E la settimana dopo ho preso l'aereo, ho sistemato le mie cose, ho preso l'aereo, sono tornato a Modena, perché credo sempre nell'inaspettato. Io lascio sempre le porte aperte all'inaspettato per poter entrare dentro e vedere cose che neanche, cioè proprio cose che mi possano permettere di continuare a sognare. E io sono entrato in questo posto, l'ho guardato, ho visto la potenzialità per la locazione, per dov'era. Era proprio una strada buia, era piena di gente, sì, di illegalità, diciamo, e noi siamo entrati dentro con uno spirito giovane, con uno spirito, con la voglia di fare, e abbiamo portato la luce tra Via Stella, Via delle Rose e Rua Freda. E questa era una vecchia osteria, era un'osteria che è poi praticamente il principio col quale noi stiamo aprendo i refettori nei posti più difficili e nei quartieri più difficili del mondo, tra Lapa, insomma, a Rio de Janeiro, o il quartiere greco a Milano, insomma, perché l'indicazione proprio era questa. Nel mio primo approccio c'era di ricreare Miracolo a Milano all'Esposizione Universale, ma dopo ci è stato detto: ma invece di Miracolo a Milano andiamo a portare luce alle periferie, e ci hanno consegnato questo teatro abbandonato in uno dei quartieri più difficili di Milano, e da lì è nato tutto. Comunque la Francescana è sempre stata lì, era la trattoria di riferimento per i birocciai che portavano e servivano il convento dei francescani a 100 metri, 70 metri dall'osteria, da sempre, dal 1200. Sempre per il rincorrersi un po' delle cose, delle logiche delle cose, anche interessante che la via della stella, la via delle rose, eccetera, eccetera. C'è un po' di simbolismo dietro le cose della Francescana. E fra Giampaolo, la scelta di portare qua Massimo Bottura, di inaugurare il Festival Francescano a Bologna con Massimo Bottura, è nell'ordine della bellezza, della cucina, di cosa? È nell'ordine dell'amicizia, perché qualche anno fa, dopo che Massimo Bottura aveva aperto questo bel refettorio in occasione dell'Expo a Milano, l'Antoniano l'ha cercato, perché all'Antoniano di Bologna c'è una mensa che da tanti anni serve i poveri, perché ci pareva che potessimo fare un percorso insieme. Noi conosciamo i poveri, Massimo conosce il cibo, la bellezza, ed è stato un incontro quasi naturale. Lui ci ha aiutato a riconoscere i nostri spazi, a dare un volto
ad alcuni spazi che avevamo dedicati all'accoglienza dei poveri, dedicati al passo con loro, perché questi spazi e ciò che si fa lì dentro avesse ancora più dignità e sapore, ed è un percorso che stiamo ancora facendo insieme. Questa è anche una cosa molto significativa, molto bella, anche molto contemporanea: dare un valore al cibo anche d'ordine estetico etico, cioè non è il cibo come una somministrazione così quantitativa, ma anche una somministrazione qualitativa. Massimo, quindi tu con i refettori cosa fai? Prima di tutto il discorso è molto semplice, cioè basico. Non aveva nessun interesse noi all'Esposizione Universale, i governi ci cercavano per creare eventi, party, eccetera, ma nessuno ci chiedeva veramente che cosa pensassimo noi di come nutrire il pianeta. Io insieme a altri abbiamo guardato un po', guardavamo in un congresso a Copenaghen appunto i numeri della FAO, no? E ci sono praticamente, noi creiamo cibo, produciamo per 12 miliardi di persone, siamo 7 di cui 860 milioni non hanno niente da mangiare. Quindi sprechiamo 1.3 bilioni di tonnellate di cibo ogni anno, il 33% della produzione. Praticamente in mele, 1 trilione di mele vanno nella spazzatura, ne produciamo 3, uno va nella spazzatura. Pensate quante torte di mele possiamo fare, quante potremmo nutrire tutti quelli che non hanno niente. E allora abbiamo detto, scusate, ma nutrire il pianeta significa combattere prima di tutto lo spreco, non produrre di più. E perché noi siamo un pianeta così, siamo un pianeta che produce cibo, consuma energia, consuma acqua, consuma le persone, e poi una volta prodotto lo bruciamo e inquiniamo il pianeta. Ma è assurdo, è una cosa assurda. Allora ho detto, cosa possiamo fare noi cuochi che abbiamo nel 2018 una certa responsabilità, che dobbiamo dimostrare che siamo di più della somma delle nostre ricette, della nostra cucina. E allora diamo l'esempio ai giovani che ci vedono, che vengono stimolati per poter fare la stessa cosa nei loro ristoranti. Prendiamo quello che ci hanno insegnato le nostre nonne. Io non potevo alzarmi da tavola se non avevo finito il mio piatto. Mia nonna mi diceva sempre, quando l'8 di dicembre che uccidevamo il maiale, è un gesto spirituale. Noi uccidiamo un animale che parte dalla nostra famiglia e dobbiamo rispettarlo, perché sfamerà la nostra famiglia per tutto l'anno, e quindi dobbiamo usare ogni singolo osso per il senso del rispetto. Allora, quando nasci così, è ora che tu trasmetta questo tipo di messaggio a tutti. Ed è quello che i miei ragazzi in Francescana imparano ogni giorno. Non si spreca niente. È da lì che nasce tutto: cultura, conoscenza, coscienza, senso di responsabilità. Quando mi chiedono che cos'è l'osteria francescana, io non so, non penso sia un ristorante. Cioè, un ristorante, sì, è un ristorante perché parte dalla parola ristoro, reficere, ristorare, restaurare l'anima delle persone che sono stanche, che arrivano da ogni parte del mondo. Ma io credo che sia più un laboratorio di idee, dove creiamo cultura, dove sviluppiamo conoscenza tecnica, ma anche conoscenza intellettuale. E da lì, dalla conoscenza alla coscienza, a prendere coscienza di chi siamo e come siamo arrivati. Oh, scusate, ma devo parlare solo io? Ah, ok. Io vado avanti. Quando volete fermarmi, fermatevi. Alla coscienza di capire chi siamo, da dove arriviamo, come siamo arrivati lì, il passo è molto breve. E dalla coscienza al senso di responsabilità, perché nel momento in cui tu ricevi tutto nella vita, cosa possiamo chiedere noi? Niente.
E allora è il momento in cui devi restituire, e restituire come? Attraverso quello che sai fare meglio, l'ospitalità. E allora nasce così il Refettorio Milano, nasce da Buon Appetito a Tutti di Papa Francesco quando si insedia, nasce da un ricordo di un bambino, che sono poi io, che prima di andare a letto il suo pasto preferito era una tazza di latte caldo, pane grattugiato, un po' della moca rimasta e un cucchiaio di zucchero, perché il pane è oro. È logico che non di solo pane si nutre l'uomo, ed è per quello che abbiamo avuto bisogno degli architetti, degli artisti, dei designer e dei grandi cuochi, per creare bellezza, per creare dei luoghi sognando in grande, più belli di quelli che Leonardo da Vinci fece 500 anni prima, perché fra 500 anni andranno al Refettorio di Milano, vedranno gli affreschi di Cucchi, la porta di Palladino, i tavoli disegnati come Frattini nel 2018 dai grandi designer, e diranno: guardamo questo Don Giuliano, il nostro Don di riferimento a Milano, che roba che hanno fatto, o l'arcivescovo Scola, naturalmente. Ecco, questo è. E sapete cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto, durante tutto questo cammino e questo percorso, refettorio dopo refettorio, che una delle cose più importanti era proprio questa bellezza, questo luogo così bello, che ci ha cambiato proprio la percezione delle persone e dei nostri ospiti. In un'intervista al New York Times, che si è presentato a fare il volontario a Rio de Janeiro, ha fatto il volontario questo signor Andrew Jacobs per 2 giorni, dopo ha intervistato le persone che erano i nostri ospiti, e dice, uno di questi signori chiude l'articolo proprio dicendo: è la prima volta nella mia vita che sono trattato da essere umano. Ho chiesto al mio amico di pizzicarmi perché mi sembrava di sognare. Perché è proprio lì, è proprio il gesto del servizio, di mettersi a disposizione degli altri e servire un pasto decente, bello, profondo, che combatte lo spreco, quindi mettere in piedi l'etica e l'estetica, era questa la domanda, vero? Mettere insieme etica ed estetica, è lì che fai la differenza. L'essenziale è essere coerenti con se stessi, e devo dire che Bottura da 20 anni è coerente con se stesso, e lì inizia tutta la fase dei progetti, del sogno e del progetto, la realizzazione e il sogno. Fra Giampaolo sembra un po' la summa del pensiero dei frati minori. Più che la summa del pensiero dei frati minori, secondo me è la scelta di stare nella vita con qualità, no? Perché quando si sceglie di stare nella vita tutti interi, non si può non pensare che i valori si coniughino con la vita e che in qualche modo vengano tradotti nella concretezza di quello che si riesce a fare ogni giorno. E a proposito di questo, volevo così raccontare di una cosa che Massimo ci ha aiutato a fare nella mensa del povero dell'Antoniano. Fino a qualche anno fa era uno spazio pensato solamente per i poveri, cioè per quella gente che non può permettersi di prendersi il cibo, di pagarselo, che non ha nessuno che glielo prepara. Da quando abbiamo incontrato Massimo, quello spazio lì è diventato uno spazio da condividere come spazio e da condividere anche come esperienza con le persone che stanno lì. Ed è diventato un'altra cosa, perché è lo spazio e il cibo che mangiano i poveri, ma è lo spazio e il cibo che mangiano anche gli ospiti, che mangiano le persone che ci incontrano, che mangiano le persone che vengono in quello spazio lì. E cambia tutto, perché non è il cibo che tu prepari per chi non ce l'ha, ma è il cibo che tu prepari per te e che vuoi condividere con le persone che non ce l'hanno. Il sapore è diverso, perché è il tuo cibo, non è solamente il loro cibo, no? E ti impegni perché, e fai di tutto perché quel cibo sia buono, il cibo sia di qualità, perché lo spazio sia accogliente, perché le persone che vengono lì non sono più poveri,
ma sono ospiti, no? Non sono più persone che hanno bisogno, ma sono persone con cui tu desideri condividere qualcosa. Pensando in questi giorni al lavoro del cuoco, il cuoco dipende dalla soddisfazione dei suoi clienti, dei suoi ospiti, arriva se prepara qualcosa che è all'altezza di chi gli sta davanti. E questa è un po' la sfida che proviamo ad assumere ogni giorno e che diventa possibile se tu hai un pensiero, se hai un'idea, se hai un sogno che ti accompagna a stare lì dentro. Ma intanto cogliamo l'occasione a ringraziare tutti i cuochi dell'Emilia Romagna che continuano a venire e a supportarci, perché veramente sono veramente i volontari pazzeschi. Ma ti ricordi dal primo giorno? Bologna è stato il più facile in assoluto, perché bisognava solo pulire, ma soprattutto perché gli ospiti erano famiglie. E quando ci sono i bambini di mezzo era una festa continua. Dopo 3-4 mesi io sono andato allo Zecchino d'Oro e ho ricevuto tutti questi messaggi, questi disegni dai bambini che partecipavano e che mi mandavano dei messaggi commoventi, proprio da toglierti il fiato, perché erano proprio i bambini che ti mandava questo, ed era proprio il regalare un sogno a un bambino e fargli vivere questa esperienza straordinaria. E il lunedì era la grande serata. Lo è ancora, eh? E lo è ancora. E in un'intervista nel refettorio di Modena, due signori ospiti che hanno voluto parlare hanno detto la stessa cosa, ma all'opposto. Ottantenni che si trovano in piazza la domenica e che aspettano il lunedì e immaginano cosa sarà la festa del lunedì. Ecco, vedete, questo è qualcosa di impagabile. Sì, sì, è la normalità dell'accoglienza e di uno spazio pensato per un ospite, no? Per uno per il quale desideri fare qualcosa e che lo attendi perché venga a casa tua. E torno al pane e penso al paradosso del pane oro, dell'apparente paradosso del pane oro. Penso a tutte alla ricettazione milanese, la cotoletta, il risotto, lo zafferano, il panettone, che riguardano, è come se guardassero un po' la Madonnina, proprio come valenza simbolica del riflettere l'oro della città, no? Tu invece hai dato una valenza dorata, invece alla materia forse più povera che esista. Ma perché quella è la parte estetica che a noi non interessa. Se tu metti insieme etica ed estetica, l'estetica non sarà mai un'estetica vera se non ha anche l'etica alle spalle. Allora è lì che la bellezza raddoppia, che diventa una bellezza vera, profonda, e la gente lo percepisce questo. Questa è la cosa fondamentale. Tu quando hai in mano un ingrediente, tu non puoi dare per scontato che questo sia pane e quindi io lo servo a tavola. Tu devi fargli delle domande, devi conoscerlo. Ma che pane è? Che farina hai usato? Che lievito stai usando? Sei appena stato sfornato? E allora, se il pane ti risponde attraverso il calore, la fragranza, il croccante, il pane ti dice sì, sono appena stato sfornato e quindi sono pronto per andare in tavola e deliziare il palato delle persone. Io adoro il pane. Ma se il pane ha un giorno, tu non potrai pretendere dal pane che vada in tavola e soddisfi come il pane del giorno precedente. E allora gli dovrai fare delle altre domande. Come ti posso utilizzare? E allora affettato, grigliato, crei una bruschetta, non vado nella spazzatura perché ho un giorno di vita. Non butto qualcosa che mi può dare un'emozione incredibile. Se il pane ne ha 2 o 3 o 4 di giorni, allora comincerai a porti altre domande e creare, come i monaci una volta crearono il pan perdu o il pan gagné, a seconda dei punti di vista, se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda se sei in Belgio o in Francia.
però è sempre la stessa cosa, è il recupero delle briciole di pane durante tutta la settimana. E allora ti dici, questo pane ti parlerà e ti dice, è logico, non andrò in passerella a sfilare per vedere come esteticamente sono bello, non andrò su un tavolo, ma potrò creare delle briciole, potrò creare un pane grattugiato che mi servirà per preparare dei passatelli meravigliosi, che sono il pasto preferito di mio figlio e di mia figlia, e diventare qualcosa di incredibile. Ma anche quello che un dessert, il pane secco, grattugiato nelle mani di un cuoco che abbia una visione, che abbia, ed è per questo che avevamo bisogno dei cuochi in questo progetto, e abbiamo bisogno dei cuochi, perché i cuochi dedicano la loro vita a questo, i cuochi con un certo tipo di visione. Prendono il pane grattugiato e ti creano il pane oro, che non è nient'altro che una declinazione della tazza di latte caldo con il pane grattugiato e lo zucchero, che era il mio pasto preferito. E quindi un dessert un gelato di zucchero caramellato e latte, e diventa un gelato di dulce de leche come nel sud del mondo, miscelato a un pane e una spuma di pane e latte, e con un croccante di zucchero e questo profumo fondo di caffè, e diventa un dolce meraviglioso. È questo di cui sto parlando. Con del pane grattugiato e un po' di latte puoi creare qualcosa di incredibile, e soprattutto risvegliare questo senso di ricordo ed emozionale e tornare bambino. L'altra cosa bella che emerge è proprio che l'ingrediente non ha una valenza, ma ha una multivalenza, ha una valenza come tra l'altro anche nella cultura orientale, del fatto che ci sono dei passaggi dello stato della materia che non è solo uno stato di passaggio fisico, in questo caso che il pane può diventare secco, ma acquisisce un'altra valenza. E beh, a proposito del pane, non posso fare una domanda che è a Fra Giampaolo sul fatto del pane, insomma, a livello eucaristico, insomma, quindi come nasce la parte, diciamo così, conviviale e spirituale dello spezzare il pane. Lo spezzare il pane, il sedersi a tavola è un'esperienza fondamentale per il cristiano. Gesù ha fatto tutto a tavola, ha vissuto l'amicizia, ha passato la sua vita, l'ha desiderata, e poi ha concluso anche tutto il suo percorso lì davanti con i suoi amici, con del pane, che è diventato il segno e la memoria della sua presenza e che ci fa ritrovare spesso, no? Attorno al tavolo dell'Eucaristia per condividerlo. E nel simbolismo del pane c'è qualcosa di unico, perché il pane è fatto di tanti chicchi che arrivano da tanti posti diversi e che mescolandosi fanno quelle farine che fanno quel pane unico, speciale, che ha il sapore della terra dove nasce il grano, ha il sapore della macina, ha il sapore del sudore della gente che lo ha messo insieme. E per questo il pane diventa il simbolo della vita, il simbolo della costruzione di una vita, e anche il simbolo di una convivenza, perché senza tante mani il pane non vive. E poi quello che diceva Massimo, questo pane che è capace di rivivere continuamente grazie anche alle mani e alla sapienza di chi sa riconoscere non tanto lo scarto ma la qualità in quello che c'è. Perché questo fa la differenza anche nello stare nella vita, no? Quel Francesco che davanti a un leproso si trasforma, probabilmente perché quello che fuggiva non è più stato uno scarto, ma una persona con cui ha potuto avere una relazione. E magari nella vita riuscissimo a non pensare agli scarti, ma a pensare alle qualità che ci sono nelle persone, nelle cose, per poter continuamente rimetterle in circolo e farle diventare delle opportunità. E a proposito di pane, anche noi con te abbiamo lavorato sul pane, ed è stato il luogo di riscatto di una persona che è arrivato in Antoniano, che arrivava da un altro paese,
che aveva il desiderio di imparare a cucinare e il pane è diventato la sua specialità, no? E fa il pane per la mensa, fa il pane per gli ospiti e fa veramente un buon pane, è la sua soddisfazione, è il segno di qualcosa di possibile, di concreto che si è realizzato. Ma ed è per questo che in diverse mense noi all'ingresso cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo la panetteria e l'acqua. Quindi acqua, entri e vedi la fonte di Gaetano Pesce e la panetteria, cioè il profumo del pane. Entri, la prima cosa che senti è il profumo del pane. È meraviglioso. È sempre speciale. Sempre speciale. E il recupero che stai citando tu, è anche a Milano successo questo. Il recupero di una persona che aveva appena perso la moglie, che stava lasciandosi morire in casa, la figlia l'ha preso, l'ha buttato fuori di casa e ha detto: vai a fare qualcosa che sembra veramente qualcosa per te e per gli altri. Stanno aprendo un refettorio lì. Lui è entrato dentro il refettorio. Quando io ho chiesto, allora, con tutti i volontari, chi vuole andare in panetteria? Ha alzato la mano, così. Non aveva mai toccato la farina in vita sua. In 6 mesi ha imparato a panificare dai 65 cuochi più influenti del mondo. Adesso è uno dei più bravi panettieri di Milano. E pensate che cosa vuol dire? Un pensionato, insomma, è una cosa incredibile, no? Sono storie di vita meravigliose e ne posso citare tantissime per questo. È vero, sì, no? Fa la differenza questa possibilità di sperimentarsi e di costruire qualcosa. E metterci anche la passione in questo caso. Così si sfata anche quello che uno pensa molte volte dell'alta ristorazione in modo un po' così populista, prezzi alti, materie prime straordinariamente ricche. Invece uno si accorge che dietro, a volte i prezzi alti, c'è dietro grandi squadre che lavorano, tantissimo artigianato, tante capacità, una capacità anche di lavoro incredibile, perché chi fa il cuoco dentro una cucina o in sala ci mette tutta la sua vita, alla fine diventano familiari le persone vicine. E quindi occorre creare per arrivare a certi livelli. Mi ricordo una frase di Nietzsche che a volte penso quando penso al tuo percorso: non domandarti dov'è la vetta, ma cammina, no? E impegnati per arrivare in vetta. E penso che tu abbia fatto un lavoro straordinario, senza aver come chiodo fisso nel proiettarti ai vertici del mondo come sei diventato, ma anche formato grandi squadre, persone a te fedeli, con un'etica di comportamento che esula da tutto quel mondo che molte volte percepiamo, vediamo, di eccesso di gameness, di grinta, a volte anche di perfidie e cattiverie, ma la cucina è anche qualche altra cosa. La cucina è un gesto d'amore. Non puoi fare quello che abbiamo fatto noi se non ami il tuo lavoro, se non crei un team. Io adesso sono qui, una parte del team è dall'altra parte del mondo che sta lavorando su San Francisco, perché San Francisco probabilmente sarà il primo refettorio negli Stati Uniti. Cristina è giù a Napoli, che stiamo per aprire a Napoli. Quindi, insomma, la squadra è tutto. Io posso essere il leader che dà delle idee, che ha l'ultima parola, ma la squadra è la cosa fondamentale. E la famiglia è il modo in cui tenere insieme i ragazzi. Sedersi attorno a un tavolo, alla mensa nostra, noi l'abbiamo chiamato refettorio francescano, la nostra mensa in francescana. Il sedersi attorno a un tavolo, la gente di sala, la gente dell'ufficio, i cuochi, tutto lo staff di Food for Soul, li ho spostati proprio per stare tutti vicini e 2 volte al giorno, alle ore 11.45 e alle ore 6.45, ci sediamo tutti insieme e parliamo e ci vietato usare i telefonini, ci sediamo, mangiamo e parliamo insieme. Questa è una delle cose
importantissime, e abbiamo visto che in ogni refettorio si creano delle famiglie attorno al tavolo, si creano delle famiglie, come succedeva quello che succedeva a casa mia: si litiga, si fa pace, si sta insieme, si sogna e si prepara anche il futuro. Tanta gente, cioè adesso c'è una famiglia a Milano, una signora che ha perso il marito, che è seduta a tavola di fronte a un uomo che viveva per strada, a una ragazza che è appena uscita dal chemioterapia, e si sono messi insieme e vivono insieme adesso. È una cosa meravigliosa. E si sono conosciuti lì, attorno a un tavolo della mensa di Milano. Pazzesco. Questo è un po' la magia del nostro posto. Ero a casa di un grande industriale che tu conosci, a Parma, e mi ha detto: guarda, ti voglio far vedere cosa mi ha scritto in un messaggio Massimo Bottura, ed era quasi fosse stampato in una grande pagina quello che hai appena detto, cioè che in tavola si litiga e poi si fa la pace, per dire il trasferimento di certi valori e anche il ritorno a un'educazione, insomma, morale, che parte dalle piccole cose e parte dalla consapevolezza. Il momento del pasto, io vedo in molti ristoranti, è un momento quasi trasandato, no? Dove ci si accumula il peggio del peggio, in cui si mette insieme tutto in modo confuso, si mangia in modo così non intimo ma banalizzato, e facendo confusione sia della pietanza che del rapporto con gli altri. E questo lo vedo purtroppo in certi ristoranti, come in realtà lo si vede in molte famiglie. Ecco, riappropriarsi, secondo me, di un'educazione, di una consapevolezza, diventa veramente il moto per ricostruire qualcosa. Fra Giampaolo, così, una chiusura. Del bello di stare a tavola, no? Perché quando diventa bello stare a tavola quando ci diamo il tempo di stare a tavola, perché se è solo un luogo dove si consuma il cibo, non è un luogo di vita, non è un luogo di relazione. Ma se il cibo diventa l'opportunità per condividere, per guardarsi nel volto, per programmare sogni, per raccontarsi della vita, è uno degli spazi più belli e più usuali che possiamo avere nella nostra vita, perché senza cibo non si vive, no? Per cui diventa bello riuscire a regalarsi questa opportunità. E non è solo un'opportunità per noi, ma è un'opportunità anche per chi sta con noi a quella tavola. Qualcuno deve anche ritornare al suo ristorante, viene dal Brasile, io a volte l'ho sentito prima che partisse, ho detto: ma ce la fai venire? Ma lui è un uomo delle missioni impossibili, io sono molto più timido e sarei stato probabilmente a casa tutto acciaccato. Una cosa che ti porti dietro di questo pomeriggio, di questa sera anche molto bella, quando rientrerai in Francescana? Ma guarda, io vedere e parlare... No, io devo dire la verità, sentire mio fratello che mi dice: continuiamo, cosa facciamo? Dai, torna a cucinare insieme a noi. Io ho alzato il telefono, ho chiamato l'ufficio, ho detto: dai Enrico, organizza qualcosa per Natale, che veniamo a cucinare a Bologna all'Antoniano. E Enrico immediatamente fa: ma non hai spazio? Vedrai che lo troviamo lo spazio. E questo secondo me è l'energia che ti, cioè, basta solo guardarti in faccia, lo scambio di sguardi eccetera, e tutto diventa possibile.
questo, ho ritrovato questo. In tanti dicono, ah, ma sai, non ce la faccio, sono busy, sono qua, sono là. Ma come? Ma se ce la faccio io, ce la possono far tutti. Grazie a tutti, grazie.